Lei è responsabile di qualcosa? Mi può chiamare più tardi perché sono in un canile e è difficile parlare. Sì, ma io ho bisogno di sapere una cosa urgente, sono stato in campo 2 giorni. Solo che sono i mezzi cani, quindi è difficile. Se vuole dirmi, proviamo a parlare. Voglio sapere chi le ha dato le foto dell'incidente che è successo a Isola Verde alle 5:19 domenica 3 luglio. Ah, ma guardi che io non sono tenuto a dirle che mi dà le foto. Non vedo perché no, dovrei dargliele. Perché io sono la mamma di uno dei ragazzi che avete scritto. E allora? E allora cosa? Lei la mamma e allora... Visto che nessuno ha interrotto... Signora, ascolti, non ho tanto tempo da perdere. Mi scusi. Faccia le denunce, va bene? Arrivederci. Faccia le denunce, arrivederci. Sai. Allora, non lo so se l'audio si sente bene, ma in sintesi, questa signora che ci ha chiamato prima, praticamente si è qualificata come la mamma di quei ragazzi che hanno avuto l'incidente domenica mattina, in seguito a cui la macchina ha preso fuoco, e con tono imperativo ci ha chiesto chi ci ha dato le foto e minaccia delle denunce. Ecco, al di là del fatto che, francamente, onestamente, le ho risposto anche in modo cortese, visto che era una signora, ma non c'è nulla da denunciare perché abbiamo pubblicato una notizia, l'automobile è stata, c'è la foto e non c'è la targa, tra l'altro, in queste situazioni non è il caso di mettere la targa, in altri casi si può mettere la targa, comunque in questo caso specifico non c'è la targa, non ci sono nomi, quindi non so a cosa si vuole attaccare questa signora. Ma al di là di questo c'è una considerazione da fare. Questi ragazzi correvano a alta velocità per le strade di Isola Verde e di Calino. Per fortuna non hanno investito nessuno. A quell'ora della mattina, alle 5 rotte della mattina, ci poteva essere uno che col fresco andava a fare footing, oppure un animale per strada, poteva succedere qualsiasi cosa. Questi correndo sono andati fuori strada, gli si è incastrato un palo della segnaletica sotto la macchina ha preso fuoco, si è completamente incendiata. Per fortuna non si è fatto male nessuno e questa viene a telefonare al sottoscritto minacciando delle denunce. Non so. Lascio chi ci segue di fare le opportune valutazioni, per carità, siamo stati tutti giovani, fesserie ne abbiamo fatte tutti quanti, anch'io assolutamente, anche da meno giovane, magari ne ho fatte delle altre, non queste, ma credo proprio che la signora, che spero che sia qualificata come la madre di questi ragazzi, che spero che abbia modo di ascoltare questo intervento, faccia un attimo mente locale e pensi a quello che dice.